Occupiamoci ora del tanto discusso provvedimento relativo alla spending review dei tecnici, perché la revisione della spesa pubblica sta preoccupando gli enti provinciali che rischiano di non poter più garantire i servizi di loro competenza. Il Consiglio direttivo dell'Unione Province Lombarde si è dunque riunito oggi in via straordinaria presso la sede provinciale di via Torquato Tasso a Bergamo, proprio per fare il punto sul futuro delle province in Lombardia e sulle ricadute che il provvedimento avrà sul territorio regionale, in particolare sui comuni. Per noi c'era Marco De Luca. Giornata particolare, oggi si parla di province, di risparmi che probabilmente non ci saranno per lo Stato centrale. Beh, è veramente interessante che l'ufficio studi della Camera ha sancito, ha certificato che con il taglio delle 60 province di questo provvedimento il risparmio è zero. Quindi abbiamo capito tutti che tagliando le province non si risparmiano dei soldi, questa è una grandissima bufala che hanno raccontato fino adesso. Evidentemente il progetto politico è un altro, tagliare fuori i territori, non dare più voce ai territori, ma centralizzare tutto, sia nel contesto della regione ma soprattutto nello Stato. Innanzitutto un incontro molto importante, perché con le evoluzioni che ci sono state, con il decreto che c'è stato, faccio un esempio, con i due parametri stabiliti dal governo, se non fossero modificati in sede di discussione parlamentare, vorrebbe dire che in Lombardia, che è una regione di 10 milioni di abitanti, resterebbe solo una provincia, la provincia di Brescia. Ora mi pare del tutto evidente che chiunque abbia fatto un minimo di amministrazione e conosca le nostre realtà, questa è una cosa assolutamente non attuabile. Un probabile disservizio ci sarà per tutti quei cittadini di province magari ampie come la sua. Ma io faccio l'esempio della Valtellina, la mia provincia ha un'estensione territoriale pari alla Valle d'Aosta, è interamente montana, confina da una parte con la Svizzera e dall'altra parte con le province a statuto autonomo. Abbiamo 78 comuni, spesso sotto i 1.000 abitanti, ma perché è la storia che l'ha determinato questo, per poter vivere in quelle zone bellissime, fantastiche, ma anche fragili e difficili, si sono insediati i comuni sui pendii e quant'altro. Quindi veramente chi dice ad esempio che bisogna eliminare la provincia di Sondrio, evidentemente non è mai stato in provincia di Sondrio, quindi lo invito a venire con me, magari una giornata insieme a me, partiamo da Livigno e arriviamo fino a Madesimo, si renderà conto che ci sono 200 km di distanza tra una località e l'altra. Facciamo un accorpamento della provincia di Sondrio, benissimo, vorrà dire che l'abitante di Livigno deve partire 2 giorni prima per andare a fare la sua pratica, non so dove, a Milano, a Lecco, a Como, decidete voi. Quindi è evidente che questa cosa non sta né in cielo né in terra e sono convinto che se c'è ancora gente che ragiona, queste cose devono essere assolutamente corrette. Giusto rimettere a posto le cose, cercare di risparmiare, ottimizzare, però è importantissimo che ci sia questa cosa in mezzo tra il piccolo comune e la regione. Immaginatevi il più piccolo comune della provincia di Sondrio in mezzo alle montagne che deve andare a parlare con Formigoni per farsi mettere a posto la buca di una strada. Quello non è da farsi benedire. Il Nord dice no alla follia di cancellare queste province, ma non lo fa per una questione di conservazione. Nel senso che la cosiddetta manovra sullo spending review, e usano un termine anglosassone per non far capire, per dare nobiltà alla manovra e per non far capire in realtà di cosa si tratta, niente altro si tratta di una manovra economica che dovrebbe essere fondata sul risparmio di spese e sul taglio di alcuni servizi. Ora dicono che le province bisogna tagliarle perché sono costi, sono sprechi, e in parte è vero, però uno si chiede: quanto è il risparmio previsto dal taglio delle province? E scopre che il risparmio è pari a zero, cioè il governo stesso nel proprio decreto non prevede alcun tipo di risparmio di spesa. E allora uno dice: siccome i cittadini padani, i cittadini del nord, di fatto mantengono quasi al 100% le province, faccio un esempio, la provincia di Lodi è finanziata per il 93% dai cittadini di Lodi e per il 6% da trasferimenti regionali, Roma ci restituisce uno 0,27%, quindi un cittadino lodigiano potrebbe pensare: mi tagliano la provincia di Lodi, io risparmio le tasse. E invece no, quindi non c'è risparmio di spesa pubblica, non c'è risparmio di tasse, quindi è solo l'eliminazione di un servizio.